Buongiorno a tutti. Scusate, non sono molto abituato a parlare in pubblico, quindi scusate, siamo qui per presentare la candidatura della Svizzera, in particolar modo del Ticino, per l'organizzazione dei mondiali di maxi basketball che potranno, e tutti speriamo, avere luogo nel nostro splendido territorio nel 2025. Da questa mattina siamo in giro con i rappresentanti, purtroppo sono in ritardo, che arriveranno della Società Mondiale per far loro vedere l'infrastruttura che abbiamo a disposizione. Siamo fortunatissimi, abbiamo anche una splendida giornata di sole che sicuramente ci aiuterà nella nostra candidatura. Come vedete, l'ordine del giorno è abbastanza fitto, ci saranno altri speakers, oltre a me, per fortuna. Volevo cogliere in particolar modo questa occasione per salutare l'onorevole Presidente del Consiglio di Stato Berti, l'onorevole del Consiglio di Stato Vitt, che da subito hanno sostenuto la candidatura ticinese a ospitare questo avvenimento che ha una portata sicuramente internazionale. Vorrei anche ringraziare il Presidente del Gran Consiglio Pini, gli porterò la sua sedia, è un onore. Vorrei ringraziare anche i rappresentanti dei comuni ticinesi che ospiteranno le gare, in particolar modo Manzoro, Locarno e Lugano. Volevo ringraziare i massimi rappresentanti della Federazione Svizzera di Basket che ci hanno già aiutato e continueranno a farlo in questa, speriamo, grande avventura. E ringrazio anche il Cicloturismo per il supporto che ci dà e che ci darà. A questo momento devo ringraziare in inglese gli ospiti della FINMA. Magari lo faccio dopo, visto che non sono qui. Maxi Basketball, che cos'è? Maxi Basketball è un movimento che è nato nel 1969 in Sud America ed è un'associazione che organizza delle competizioni amateur di basket che sono indirizzate a giocatori che vanno dai 35 agli 80 anni. Ed è una cosa, la categoria 80 oltretutto è stata creata solo all'ultimo mondiale in Finlandia, prima arrivavano solo fino alla categoria 75, solo che c'era gente, giocatori che avevano 80, 82, più vecchio, più anziano, a 88 anni, e quindi hanno reclamato, hanno detto, scusate, noi dobbiamo giocare con giovincelli che hanno 75 anni, cioè, e hanno creato questa categoria in più che è la over 80. E qui abbiamo lo scorcio della finale della Euro 80 con la Budapest, Russia contro l'Ucraina. Lascio apprezzare questi signori che hanno 80 anni e più, come riescono ancora a destreggiarsi sul campo. Con un americano alla fine della partita e gli ho detto, ma come fate? Dice, guarda, io ti spiego, c'è un segreto. La partita dura 4 tempi, i primi 3 facciamo il riscaldamento e al quarto facciamo la partita. come vi dicevo, la FINMA è una federazione mondiale, purtroppo il presidente Ruben Lamas non ha potuto fare lo spostamento e ha tenuto a mandarci un messaggio di benvenuto e di spiegazione un po' di cos'è la FINMA. Hi, I'm Ruben Lori Lamas, I'm FINMA president. I'm very far from where you are, I'm in South America, in Paraná, Argentina, because we are having here the Pan-American Championship. The Pan-American Championship with 15 different countries, with 140 teams, and more than 2,100 players. Even when
We saw that after the pandemic it will be impossible to do something. Here we are showing that we always came back and basketball allowed all of that. I wanted to say hello to all of you because I know that you're going to have, you're having these days, meetings. I wanted to explain you that FIBA, Maxi Basketball started in 1969, and with only one of the countries at the time, and in 2022, talking about this year, we have 97 different countries practicing Maxi Basketball, millions of people around the world. And we have the opportunity in 2 years to have a world championship, every year to have regional championships, leagues. But the world championship is the most important part, the most important test for every player around the globe. Because you know that basketball is a passion, and when you allow them to play, those who are over 30 years and those who are over 80, because we have categories each 5 years, and players are always playing men and women. So I wanted to wish you the best. Tanti si chiederanno come mai il Ticino, come arriva il Ticino a pensare di organizzare questo avvenimento. Tutto nasce, incredibile a dirlo, insomma, qui nei campetti del Belinzonere, in una squadra del Belinzonere, BC79, dove tanti di noi hanno giocato, che è riuscito a trasmetterci questa passione per questo sport. Ma siamo arrivati ai mondiali perché a un certo momento, durante alcune cene, si sentiva parlare di un certo Stefano Ferrari, che vedo anche Giro Mazzolari qui, che ci raccontava di aver partecipato a un mondiale di basket per veterani con la casacca del Mugnai. Non capivamo bene cosa fosse questo avvenimento. E a una cena a Ginevra con Simone e Sasha ci siamo detti: ma perché non proviamo a creare una nazionale svizzera che partecipi ai prossimi mondiali, che a quelli poi si sarebbero tenuti in Italia, a Monte Cattino? Era un'occasione troppo grande per farsi scappare, e siamo riusciti a mettere assieme un gruppo di 14 vecchie glorie, che ormai chiamiamo gli originals, con i quali abbiamo vissuto un'esperienza incredibile, sia dal punto di vista sportivo, umano, è stato qualcosa di fenomenale. Ecco, abbiamo i rappresentanti che arrivano. Hello guys. Sorry, we have to move ahead because some of the highest politicians here have a very tight schedule. I didn't say thank you to you for coming and visiting us, because obviously you were not here. I take this opportunity now. Thanks a lot for giving us this major opportunity to present our territory, our country, which we're very proud of, and we hope that in these 2 days we'll be able to show you that we have a strong candidature supported by all the major political instances here, from tourism, from Swiss basketball, and hopefully also from the population. Thank you very much again for this. And I pick up now again in Italian. You have some hearsay there, and there's somebody who's going to translate for you. Eravamo rimasti a Monte Cattini. Una particolarità di questo movimento è che, come agli Giochi Olimpici, c'è una sfilata dove le squadre sfilano. Ed è stato fenomenale. Già dopo questo momento ci siamo
resi conto che magari era qualcosa che avremmo potuto portare in Svizzera. Nel 2019 ci siamo posti un obiettivo che era quello di avere non solo una squadra, ma di riuscire ad avere almeno tre squadre che partecipassero al mondiale, e obiettivo anche quasi una scommessa, diciamo, con Sasha, era quello di vincere il premio per la migliore animazione durante la cerimonia. Siamo riusciti a centrare tutti e due gli obiettivi, abbiamo portato tre squadre, la Over 40, la Over 50, la Over 55 ad Espo, con risultati abbastanza interessanti, ma ovviamente il più grande successo è stato che Team Switzerland, con la delegazione di 100 persone, ha vinto la parata iniziale. Basketball nell'ottobre del 2020,
questo perché ci dà la possibilità di avere una struttura più importante e di poter lavorare per, speriamo presto, avere questo avvenimento qui oggi. Veniamo ora un po' a cosa sarà, lo speriamo, a Ticino 2025. I mondiali svolgono il luogo dal 20 al 29 giugno 2025. Giugno, quindi Ciro, come tutti lo sapete, il clima è già mite, ovviamente questo è importante perché la gente si sposta da molto lontano, viene sicuramente per giocare a basket, ma anche per scoprire nuovi territori. Alla fine tanta gente, magari anche pensionata, e utilizza questa occasione per andare a visitare nuovi paesi. Quindi inizio giugno, scusate, fine giugno è anche un periodo dove la capacità per dire, da quello che abbiamo potuto rilevare, è attorno al circa 60%. È un elemento di importanza grande a Montecatini, c'erano 5.000 partecipanti, giocatori, con gente che viene, che li accompagna, si arriva a 8.000 persone. Quindi farlo in agosto sarebbe stato difficile dal punto di vista logistico, probabilmente per quello che riguarda l'infrastruttura, in particolar modo. Le città che ospiteranno i tornei sono Bellinzona, che conoscete, quindi non sto a fermarmi tanto su questo. Milano, la più grande città, come sapete. E locali. Ovviamente l'infrastruttura che abbiamo in Ticino per quanto riguarda i trasporti ci permette di fare questo, perché da una città all'altra ci si sposta oramai molto facilmente, molto velocemente, grazie alla possibilità di avere la Ticino Card, i partecipanti potranno usufruire di tutta l'infrastruttura che permette di muoversi, e quindi penso, correct me if I'm wrong, that it will be the first time this across three cities, or has this already been done in the past? I don't know, I think it's probably the first time. Ovviamente ci vuole anche un'infrastruttura, non solo alberghiera e tutto che va, ma ci vogliono anche le palestre. E infatti in questi due giorni visiteremo 18-20 palestre in modo da vedere se possono essere omologate, se gli standard, se le misure, se i tabelloni, se tutta l'infrastruttura sportiva è all'altezza della legge. Pensiamo che sì, è stato fatto un grande lavoro, in particolar modo a Sasha, che ringraziamo, di ricerca coadiuvato da rappresentanti che sono qui del cantone, dei comuni, e siamo sicuri che l'infrastruttura sarà all'altezza, ovviamente magari ci sarà qualche sala che bisognerà fare qualche gioco, niente di grave, soprattutto rispetto a quello che abbiamo potuto vedere nei due mondiali a cui abbiamo partecipato. Ovviamente ci vuole anche un'infrastruttura alberghiera che sia all'altezza. Non solo per quello che è il top di gamma, quindi i 5 stelle, ma anche quello che è magari meno stelle, 3 stelle, 2 stelle, o addirittura oggi parlavamo, siamo andati anche a visitare il camping di Teno. Abbiamo gente che viene da paesi che hanno dei orari che sono diversi dal nostro, e quindi dobbiamo essere in grado di offrire loro la possibilità di avere un'accommodation che sia all'altezza e che gli permetta di passare a un buon momento nel nostro territorio. Come vi dicevo già prima, ci sono diversi punti che sono abbastanza fissi nel calendario di questo avvenimento. Uno è la cerimonia d'apertura, dove ovviamente dovremo ancora vincere, anche se giochiamo in casa.
Si svolgerà a Bellinzona, il percorso sarà ancora da definire, ma molto probabilmente comprenderà un passaggio della stazione, come quando c'è carnevale, e abbiamo l'idea di mettere per ogni delegazione una Google che suoni della musica magari del paese che facciano delle animazioni. Il secondo avvenimento fisso dei mondiali è il social party, che permette a tutti i partecipanti di riunirsi assieme e di avere una bella serata al di fuori delle competizioni, per stringere amicizie, per incontrare persone che si sono magari viste ai mondiali precedenti o agli europei o altre competizioni. È un avvenimento molto bello nel quale serviremo il tradizionale risotto ticinese, il risotto lucano, ci saranno dei concerti, dei DJ, la musica e l'annuncio di chi ha vinto diversi premi, fra cui miglior band, oltre che i premi anche legati all'aspetto sportivo. Ci sarà anche poi una cena dei delegati che a dipendenza dal numero di partecipanti sarà a Castelgrande, a Villa Sassa, dobbiamo ancora ben capire in che luogo avrà questo evento. Andiamo anche a introdurre delle novità ai mondiali. Penso che sia interessante far evolvere questa manifestazione, anche se noi abbiamo partecipato solo due volte. E ci siamo detti, perché non creare dei FIBA Villages? FIBA Villages che va ancora una volta a coprire l'aspetto serale di conoscere gente. L'idea sarà quella di creare a Bellinzona Locarno e Lugano, a Locarno nella Rotonda, a Bellinzona piazza, Lugano anche in piazza, un villaggio dove ci saranno dei terreni da basket, dove verranno organizzate le attività durante il giorno, probabilmente 3 contro 3, dove anche la popolazione potrà avvicinarsi a questo sport e vedere. E alla sera questi luoghi si trasformeranno, dove ci saranno delle buvette, si potrà mangiare, bere e ci saranno anche dei concerti o delle attività più. Il Ticino, come tanti lo sapranno, è molto all'avanguardia, non è solo turismo o finanza. Ultimamente, in particolar modo la città di Lugano, si è portata molto avanti per quanto riguarda il discorso blockchain. Poche settimane fa sono stato a Lugano dove hanno annunciato che Bitcoin, Tether e i Luga Token potranno essere utilizzati per pagare le tasse comunali. Stanno spingendo molto per avere questo vedremo, però vabbè, penso che secondo me è qualcosa di positivo. Ci sono delle borse di studio che verranno allocate per studenti per poter venire a studiare all'università in Ticino. C'è un fondo di 100 milioni che verrà pagato per avere start-up che vengano a installarsi veramente nel territorio, non come Azzurro dove fanno delle quattro lettere. E grazie anche a questa tecnologia noi vorremmo integrarla a questa manifestazione in partenariato con Luxoceni, che è l'azienda che ha sviluppato la MyLugano App, e cercheremo di gestire alcuni aspetti. Ovviamente abbiamo a che fare con seniors, quindi magari non molto utilizzatori di tecnologia, ma vedremo di integrare sicuramente anche questo nel nostro lavoro. Un paio di numeri, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Abbiamo stimato attualmente che stiamo parlando di un budget di circa di 2 milioni di franchi, la metà pensiamo, abbiamo budgetizzato che sarà dalle registrazioni delle delegazioni, da supporto di enti governativi,
dà magari piccole sovvenzioni che si ricevono da partner che venderanno servizi durante l'attività, e l'altra metà stiamo raccogliendo attraverso sponsor, organizzando delle attività e ovviamente delle donazioni. Come dicevo, abbiamo sponsor che già ci hanno seguito in questi anni, abbiamo Adidas che è lo sponsor per il materiale di Team Switzerland, stiamo negoziando per avere non solo una contribuzione dal punto di vista del materiale per il nostro team, ma vedere di riuscire a espandere questo ai team partecipanti. Abbiamo Ottico Martini che ci ha seguito in Finlandia dandoci dei gadget personalizzati, abbiamo Air Force Fist Academy che è Air Force Academy che è anche lui una parte e che ci sponsorizza per quanto riguarda vestiti e cose di questo. Grazie a tutti per aver ascoltato quello che volevo dire, noi siamo pronti per avere Ticino 2025 da noi. Ciao a tutti. Salve, mi chiamo Simone Barbone, vicepresidente della FIMBA Svizzera. Non mi dilungo, ma l'ha già spiegato un po' tutto il nostro progetto. Ho il piacere di introdurre Vinken Butala, presidente della FIMBA Europa e membro di questo movimento da molti anni. Grazie. Prego. Sorry, I will speak in English. First of all, sorry for the delay. This is part of our tradition. Thank you for your reception and hospitality in the candidacy of Switzerland, the canton of Ticino, for organizing the Maxi Basketball World Championship in 2025. FIMBA is very pleased to receive your candidacy. Please allow me to say some words about the FIMBA. What is FIMBA? FIMBA is International Basketball Federation and has a long tradition of organizing events, more than 30 years. FIMBA involves more than 50 countries, 29 European countries, and each country has a FIMBA representative. FIMBA organized events like World Championship since 1991 and regional championships since 2000, like European, Pan-America, Caribbean. Then we organized World League and other events. FIMBA was founded or created on August 21, 1991, in Buenos Aires. 8 countries signed its foundation, and its first president was Eduardo Rodriguez Lamas, the father of the actual president FIMBA. FIMBA Europe, as a regional committee, was created on August 19, 2001 in Ljubljana during the 6th World Maxi Basketball Championship in Slovenia. First World Maxi Basketball Championship took place in Buenos Aires, where participated 32 teams from 8 countries. Those are Argentina, Brazil, Estonia, Finland, Guatemala, Russia,
Uruguay and the United States of America. We organize the World Championship each 2 years, and the most successful was 14th World Maxi Basketball Championship took place in Montecatini Terme, not far away from here, I think 300 kilometers, in Toscana. There were participated 367 teams from 45 countries from 4 continents. Such an event is comparable with Winter Olympic Games because there were participated more than 5,000 athletes. Very big event. I can say something about the financial statistic of FIBA. On average, a participant spent daily 70 to 100 euros. We are very proud that FIBA Switzerland applied a candidature for Canton Ticino as an organizer of the 7th FIBA World Basketball Championship on 2025. The competition is provided in 3 main cities, Bellinzona, Lugano and Locarno. As I know, Bellinzona was Swiss basketball capital in the 80s and 90s, but in the past century. It means that in this region you have also the basketball tradition. As the organization is proposed in 3 cities, we emphasize that a superb connection of infrastructure among those cities is crucial, as well as the connection between the gyms, venues for the social events and other necessary facilities. FIBA has own model for the championship organization, which involves 3 levels and different methods. Very briefly, I will explain our method, which has 3 levels. The first level is preliminary visit of the candidate city. It means normally 3 to 4 years before the championship starts. The purpose of the first visit is to find out possibilities to organize successfully the championship. This is the most important. And then we check the candidate city's infrastructure, gyms, venues for the social events, sport facilities, and other necessary facilities. Second level is coaching, expert meeting with the organizer, but on the other side, FIBA and the local organizer, we are both the organizer. And the third level is championship duration. Then there is the goal of FIBA is to control and inspect the situation on the field, and as well as the organization of the technical congress of all participating representatives. I must say that the FIBA meets for the first time when the organizer offers on an organization in 3 cities. This is something new for us too. And I think there is a new challenge for FIBA. The key purpose of our visit in those 2 days is to check all 3 proposed host cities and their infrastructure. It means transportation, proposed registration center place,
proposed opening celebration place, proposed social party place, proposed representative dinner place. Places for the other party, social events, very important, and others. But the emphasis is to visit the proposed basketball teams. Because the teams are the main conditions for the success event. If we expect 180 participating teams, we need 13 courts. If we expect 250 teams, then we need 18 courts. But I think the goal of the organizer is 300 participating teams. It means that we need 21 courts. I will conclude that for FIBA, it's not important only the championship, but also the social events during the championship. Great social events, gatherings, great girls, and great referees are the key of the success. I will repeat. Events, social events, girls, and referees are the key for the success of the event. I will thank all the supporters for the organization, like the Canton of Ticino, the city's government, and the Switzerland Basketball Association as well. This is very important for FIBA. We need the support from your side. For the government side, for the basketball association side, for all of you. And finally, I would like to take the opportunity to thank to all three cities and to FIBA Switzerland as well. I think that if the Canton of Ticino, it means three cities, will be appointed as a host city, the championship will be organized very well, perhaps the best ever. Thank you. Il prossimo intervento del Presidente del Gran Consiglio Municipale di Locarno, Nicola Pino. Grazie, autorità cantonali, autorità regionali, autorità comunali cittadine, autorità turistiche, autorità della mobilità, autorità sportive, soprattutto signori delegati di FIBA, è un piacere e un onore per me darvi il benvenuto qui in Ticino, in questa sala, che è la sala del Gran Consiglio, quindi del Parlamento cantonale, e che mettiamo volentieri a disposizione per questo incontro. Dunque, benvenuti e grazie per essere qui, è per noi un piacere ospitarvi. Evidentemente da parte nostra esprimiamo pieno e convinto sostegno a questa candidatura, pieno e convinto sostegno al lavoro del gruppo di lavoro, del comitato e di tutta FIBA Svizzera, che ringrazio di cuore per il lavoro svolto e aver pensato al Ticino. Pieno e convinto sostegno direi per principalmente tre ragioni. La prima ragione è che sarebbe un onore per il Canton Ticino poter ospitare una manifestazione internazionale di questo livello, un Ticino che è da sempre aperto, una regione aperta, un cantone aperto, un Ticino che vuole essere ed è una regione accogliente, una regione turistica, e non a caso abbiamo qui le massime autorità turistiche, perché su questo lavoriamo molto. Abbiamo la fortuna di vivere in un cantone, in un paese magnifico, bellissimo, che ti permette di vivere dalle palme alla montagna, dal lago ai ghiacciai. Ecco che quindi ci permettiamo di dire che possiamo essere una buona location per questo evento internazionale. D'altronde, ma credo che lo dirà
il sindaco di Locarno, abbiamo anche una certa esperienza nell'ospitare eventi internazionali come quello del Festival del Film di Locarno. Il secondo punto per il quale sosteniamo con convinzione questa candidatura è che ci presentiamo compatti, ci presentiamo uniti, dunque il cantone, tre città, Bellinzona, Lugano, Locarno, ed è da molti anni che la politica ticinese sta lavorando per presentarsi in questo modo compatto, con un miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti. Saluto il direttore di Tilo, che sta rendendo davvero questo cantone una città, la città Ticino. E dunque questo potrebbe essere davvero anche il coronamento di un percorso su più anni che ha portato alla creazione di questa città Ticino, con comuni e città integrati, un territorio integrato e delle sinergie forti. Il terzo punto, direi che da decenni, se non da ancora più tempo, le politiche economiche del Canton Ticino hanno sempre avuto uno sguardo olistico, uno sguardo generale, e hanno sempre concepito lo sport, come anche la cultura, uno di quei motori importanti di sviluppo sociale ed economico. Ed ecco che quindi raccogliere una manifestazione di questo tipo sicuramente permette di portare ancora più avanti, ma anche di confermare la bontà di questo indirizzo di politica economica, di politica di sviluppo economico, che appunto vede nella cultura, nello sport, nell'innovazione dei pilastri complementari e importanti dello sviluppo sociale e economico di questo cantone. Dunque noi ci siamo convinti, siamo determinati e speriamo di avere il piacere di accogliervi nel 2025. Grazie. Prossimo intervento del Presidente del Consiglio di Stato, Emanuele Bertoli. Sì, gentili signore, egregi signori, grazie per essere qui oggi per questo incontro importante in vista di questo evento. Molte cose sono già state dette, quindi non credo sia utile ripeterle a proposito dell'attrattività del nostro territorio, dei trasporti possibili, pur in una manifestazione organizzata in tre luoghi. Non abbiamo costruito apposta la galleria di base del Monte Ceneri, ma diciamo che in questa occasione viene certamente utile e può mostrare anche a noi ticinesi e agli altri naturalmente quanto questo collegamento ferroviario renda davvero il Ticino molto più compatto e anche molto più suscettibile di essere offerto per occasioni importanti che spostano grandi numeri come quello di cui stiamo parlando. Non tornerò sulla questione dell'ospitalità, del cantone turistico che ha quindi infrastrutture. Credo anche che dal profilo sportivo si potranno verificare la qualità delle infrastrutture disponibili e che anche da questo punto di vista le cose andranno a posto. Io vorrei però mettere l'accento su un elemento che credo sia determinante. Tutti noi, certamente in questa sala ma anche fuori di qui, amiamo lo sport, lo guardiamo, lo osserviamo, ci appassioniamo, e normalmente quello che per noi è determinante è lo sport di punta, quello che è conosciuto con i campionati nazionali, internazionali, campionati mondiali. Uno sport di punta che certamente fa cose incredibili, ci mostra cose incredibili, ma che ogni tanto è anche, diciamo così, percorso da elementi poco sportivi. Penso ad alcune discipline dove la presenza importante di interessi economici rovinano, a mio parere, anche l'elemento sportivo. Voi invece proponete qualcos'altro, qualcosa che è legato essenzialmente e totalmente alla passione, a qualcosa che viene da esperienza di persone che hanno praticato uno sport, che amano quello sport, che non sono più in grado di praticarlo in maniera
competitiva come lo facevano prima, ma che attraverso questa passione intendono ancora avere un ruolo e usare il veicolo sportivo per incontrarsi e per incontrarsi a livello internazionale, a livello mondiale. Io credo che questo sia un elemento, un valore molto positivo, qualcosa di bello non solo per voi e per quelli che verranno a giocare, ma anche per quelli che verranno a vedere, perché questa passione si vede, è una cosa che si percepisce e che alla fine lascia sentimenti positivi. Magari per le giovani generazioni che si avvicinano allo sport e hanno bisogno in qualche modo di essere contagiate. Quindi grazie per questa proposta e io spero che la nostra candidatura sia una candidatura valida e che nel 2025 ci si possa in qualche modo ritrovare in questa occasione. Dear delegates, for us Ticino, I think is a good offer for this candidature. We have all needs for this this candidature, and I hope that your visit in these days will be positive for the discussion and the decision that we will have in the next month. So, grazie. Grazie mille. Adesso il momento del municipale di Bellinzona, Fabio Carreira. Buongiorno a tutti, rappresentanti della giunta cantonale, colleghi rappresentanti della giunta comunale, operatori di vari settori, direi soprattutto rappresentanti dello sport e rappresentanti di FIBA Europe, benvenuti in Ticino molto cordialmente. Da parte mia porto i saluti del municipio della città di Bellinzona e con i saluti porto quindi anche la disponibilità a sostenere la candidatura ticinese, la candidatura di FIBA Switzerland che porta la nostra regione ai più alti livelli dello sport. Una disponibilità che evidentemente significa anche consapevolezza di cosa significa organizzare e ospitare un evento di questo tipo. Lo vediamo, l'abbiamo visto nei numeri di sportivi coinvolti, gli sportivi che sono gli visitatori che sono attesi insieme agli sportivi. Lo immaginiamo negli standard che ospitare un'organizzazione e un campionato di questo tipo anche richiede evidentemente e lo attendiamo con molto piacere se pensiamo alle emozioni che un evento di questa portata porterebbe anche sul nostro territorio. È dunque un grande progetto, questo lo intendiamo perfettamente, che andrà a coinvolgere numerosi servizi delle nostre città, in primis evidentemente quelli legati allo sport, ed è per questo che oggi sono accompagnato dal direttore di Bellinzona Sport, Andrea Lafranchini, ma è solo un esempio perché evidentemente anche fuori dai campi e dalle palestre avranno luogo molti momenti di questa manifestazione che al momento attuale è una candidatura. Abbiamo, e questo posso confermare, un'esperienza sul nostro territorio legata ad ospitare eventi importanti. A Bellinzona ci apprestiamo ad ospitare lo stesso prossimo anno la festa della musica, quindi porterà sulle strade molti cortei e folli importanti come quelle che immaginiamo possa portare a una manifestazione di questo tipo. E per rimanere in ambito sportivo, ospitiamo il Gala dei Castelli, una manifestazione internazionale, un meeting atletica nella top 20 mondiale, compresa la Diamond League. Evidentemente con questa candidatura andremo ad ampliare il respiro internazionale della manifestazione sportiva in Ticino, che per la sua portata evidentemente necessita della collaborazione di più città che questa candidatura già contempla con Lugano e Locarno. Dunque abbiamo sicuramente tanta voglia di vivere quelle emozioni che l'ambiente sportivo e l'ambiente sportivo sano come il vostro porta con sé e ospitare gli scambi culturali che evidentemente un
visitatori da tutti gli angoli della terra porterebbero e quindi avrebbero luogo in Ticino, e anche con l'incontro odierno ne abbiamo un primo assaggio. Dunque, da parte mia e da parte della città di Bellinzona, è sicuramente un sostegno alla candidatura di Film Bar Switzerland con il Canton Ticino, e in definitiva siamo pronti a fare la nostra parte con la collaborazione del Cantone e delle altre città affinché questa manifestazione possa svolgersi nel migliore dei modi e a questo stadio affinché la candidatura possa anche avere il successo che si merita, e a cui facciamo i migliori auguri dando e garantendo il nostro supporto. Grazie, buon lavoro a voi. Ora rappresentante del Comune di Lugano, Roberto Mazza. Buongiorno a tutte signore e signori, stiamo andando oltre la scaletta preparata, quindi cercherò di essere breve. Sono direttore della divisione Sport della città di Lugano, quindi scuso l'assenza oggi del sindaco di Lugano Michele Foriti e del capo di Castero Roberto Badaracco, che sono impegnati professionalmente. La città di Lugano fin da subito, se non sbaglio era nel gennaio del 2020, a noi stava arrivando questa maledetta pandemia, ha deciso di sostenere il progetto come hanno fatto gli amici di Locarno, di Bellinzona e evidentemente il Consiglio di Stato. Il Ticino è stato detto e Lugano fa la sua parte, è una città di sport, abbiamo più di 150 società sportive, più di 9.000 atleti che praticano lo sport, e negli anni 70 è stato la città diciamo così, della pallacanestro di questo cantone, quindi una città che ha vissuto momenti d'oro, una ventina di titoli nazionali, tra Federali, Ganello, gli ultimi 10 anni con i Lugano Tigers, quindi la pallacanestro è parte concreta del vissuto sportivo luganese. Oggi abbiamo più di 600 bambini e ragazzi che praticano la pallacanestro nelle tre società di Lugano, di Ganello e Cassate. Quindi capite che quando si è parlato di pallacanestro, quando si parla di basket, Lugano evidentemente non potevamo che abbracciare questo importantissimo progetto. Questo progetto permetterà alla nostra città, quindi a una delle tre componenti di questo preziosissimo puzzle, di dimostrare quanto siamo capaci come ticinesi di accogliere eventi di questa portata. Penso che sia la prima volta nella storia di questo cantone che un evento con più di 5.000 atleti giunge, e speriamo giunga insomma nel 2025 da noi. Vi dimostreremo che siamo capaci di ospitare, vi dimostreremo quante qualità abbiamo nell'organizzazione, perché Lugano, Locarno e Bellinzona sono capaci di offrire in ambito sportivo e di strutture sicuramente il meglio di sé. Chiudo rapidamente con un auspicio, un augurio. Nel 2026 purtroppo, quindi fine 25, a Lugano dovremmo poter riuscire a inaugurare un nuovo palazzetto dello sport multifunzionale a 4.000 posti, sarebbe stata la casa ideale per la finale, avremo una Corner Arena che può ospitare fino a 7.000 persone, quindi ecco, riteniamo che questo evento FIBA 2025 sia il decisivo volano per rilanciare una volta per tutte il basket nel nostro cantone. Io vi ringrazio e in bocca al lupo per me. Questa è una motivazione per finire prima. Sindaco di Locarno, Alan Scherer. Rispettabili autorità cantonali, regionali, comunali, turistiche della mobilità, rappresentanti di FIBA e del mondo del basket, anche il lucanese ha un forte legame con la pallacanestro. Forse non ci situiamo sul fronte del riscontro mediatico del pubblico a livello delle compagini che hanno dato e danno tuttora lustro all'immagine delle altre regioni ticinesi, rappresentate da chi mi ha preceduto. Però lasciatemi ricordare in questo contesto i grandi risultati ottenuti dalla Star Gordola, in particolare sul finire degli anni 90, ma non solo, così come l'attività svolta a favore di questa disciplina anche dalla società di pallacanestro Mura Altese.
due illustri esempi della regione del Verbano che non possono citare e non ringraziare per gli sforzi profusi sull'arco di decenni. Successi e attività che non si riferiscono solo alle squadre maggiori maschili, anzi, anche e soprattutto in campo femminile e in quello giovanile. Ma l'attività sportiva è fare squadra per raggiungere un obiettivo comune che può concretizzarsi nella ricerca della vittoria o più semplicemente in quello di dare il meglio di sé cercando di divertirsi in modo sano e allegro, sono valori che non hanno età e che non perdono di vigore con l'avanzare del tempo dal punto di vista anagrafico. E dunque con entusiasmo riporto il saluto della città di Locarno a questa iniziativa dedicata a Maxi Basket. Un evento di portata mondiale che ben si sposa con l'internazionalità di Locarno ogni anno sotto i riflettori di tutto il mondo grazie al Festival del Film, come ha ricordato anche il Presidente del Gran Consiglio. Locarno e Locarnese sono dunque terra di cultura, ma anche di sport e di benessere psicofisico. Non a caso la regione, grazie agli sforzi dell'organizzazione turistica La Maggiore Valli e di tutti gli altri attori del settore, ha ottenuto il marchio di Wellness Destination, così come altrettanto importante di Family Destination. Il Locarnese potrà dunque offrire molto, molto alle squadre che prenderanno parte al campionato mondiale FIBA. Più di 300, con un totale di oltre 4.000 tra giocatori e membri degli staff, secondo le previsioni. Giocatori e membri degli staff e che, trattandosi di categorie over, saranno con ogni probabilità accompagnate dalle rispettive famiglie, alle quali appunto la regione del Verbano, così come tutto il nostro bel cantone, potrà offrire moltissimo dal profilo del paesaggio, dello svago e dell'intrattenimento. Dal canto nostro invece sono certo che potremo beneficiare di un grande ritorno di immagini, potendo appunto mostrare le nostre bellezze, la nostra ospitalità latina a persone che provengono da tutto il mondo, nella speranza di fare breccia nei loro cuori, di lasciare un segno indelebile che li porti poi a tornare da noi per un'ulteriore vacanza. E questo indipendentemente dai risultati sportivi ottenuti. Sul fronte logistico posso garantire la massima disponibilità della città di Locarno e dei suoi servizi per la messa a disposizione delle infrastrutture necessarie. Andranno naturalmente coinvolte anche le varie organizzazioni turistiche per ciò che concerne la ricerca degli alberghi o più in generale degli alloggi. La stella indiscussa del basket, Michael Jordan, diceva: "Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships." Il talento vince le partite, ma il lavoro di squadra e l'intelligenza vincono i campionati. E sono convinto che se riusciremo a lavorare tutti assieme si potrà creare un evento davvero unico. Lo sport è salute e lo è anche e soprattutto con l'avanzare dell'età. E questi ultimi due anni, fortemente condizionati dalla pandemia e dal coronavirus, ci hanno insegnato quanto sia importante, anzi direi essenziale, cercare di rimanere il più possibile in buono stato di salute psicofisica. Perché quanto bene sia prezioso, malgrado troppo spesso venga dato per scontato, ce ne accorgiamo solo quando, ahimè, viene a mancare repentinamente. Quindi auguro a tutti voi, anzi a tutti noi, di andare a canestro, di fare centro con questa manifestazione delle molteplici potenzialità. E dopo il periodo della pandemia si tratterà anche di un bel momento di ritrovo e di coesione. Un altro tema che di questi tempi non è assolutamente scontato, visto ciò che sta accadendo in Ucraina. Un momento dedicato a molte persone accomunate dalla passione per il basket, e chissà che questo non possa far scoprire anche qualche nuova leva, sia tra i giovani, sia chi magari già più cresciuto, per vari motivi non si è mai avvicinato a questa fantastica e affascinante disciplina. Grazie mille. Direttore di Ticino Turismo, Angelo Trotto. Buongiorno a tutti, stimati delegati della FIBA, stimati presidenti
svizzeri e europei della FIB, stimate autorità cantonali, comunali e turistiche, i miei colleghi che vedo qui dietro. È un onore per me essere chiamato a fare questo piccolo discorso che sarà molto breve con i precedenti. È anche un onore, penso che il Ticino può essere fiero di essere stato selezionato per presentare la propria candidatura ai campionati mondiali FIBA del 2025. Sarebbe chiaramente un riconoscimento per tutti vincere questa selezione e poter avere l'onore di ospitare i campionati mondiali sul nostro territorio. Questo darebbe anche, metterebbe in evidenza tutte le nostre infrastrutture sportive, la nostra capacità di accoglienza e tutto il resto, anche le nostre infrastrutture turistiche e di accoglienza. Il nostro cantone sa attrarre manifestazioni sportive di livello, come sono già state menzionate, non le ripeterò, però abbiamo anche ospitato dei campionati mondiali di ciclismo, dei campionati europei di corsa di orientamento, abbiamo avuto per ben due volte la nazionale tedesca di calcio in preparazione per gli europei e per i mondiali, la nazionale svedese di calcio. Io potrei continuare anche quest'anno, per esempio abbiamo due tappe del Tour de Suisse di ciclismo, l'anno scorso ricordo che abbiamo avuto anche delle gare dei campionati europei di mountain bike, quindi abbiamo una certa tradizione e una certa competenza nell'organizzare e nel sostenere competizioni sportive a livello internazionale. I mondiali di basket, di maxi basketball, contribuiranno anche ad aumentare e a profilare la nostra destinazione, che è una destinazione che giustamente sa ospitare questo tipo di eventi, e devo anche dire che è completamente in linea con la nostra strategia sport e turismo, sono un binomio molto importante per una destinazione che ha le caratteristiche geografiche come la nostra. Lo sport fa parte della nostra strategia turistica, della nostra piattaforma 2030, in particolare stiamo lavorando su quattro elementi. Posizionare il primo e posizionare maggiormente la destinazione come un territorio favorevole alla pratica dello sport. Il secondo è attrarre verso il Ticino eventi sportivi, squadre, atleti di livello internazionale e nazionale, sia per la competizione che per l'allenamento. Il terzo è cooperare con sportivi di talento locali di livello internazionale per promuovere la notorietà e l'immagine della destinazione. E poi per l'ultimo c'è una componente anche importante, che lo sport serve anche come mezzo per attrarre i giovani, per poi fidelizzarli quando saranno adulti. Sappiamo che quando i giovani vengono sul nostro territorio, poi vengono fidelizzati. Siamo convinti, noi di Ticino Turismo e dell'OTR, che il cantone offre tutti i requisiti necessari a livello di infrastrutture sportive, di mobilità e di infrastrutture ricettive. Abbiamo praticamente più di 400 hotel per più di 18.000 posti letto, come è stato anche mostrato in una slide precedentemente, però abbiamo altrettanti letti, se non di più, in residenze ed appartamenti di vacanza. Noi di Ticino Turismo, come anche le 4 OTR e anche il nostro team dedicato al MAIS, saremo a disposizione per la consulenza e anche per il supporto, sia in fase di preparazione ma poi anche in fase di realizzazione. E come ha ricordato il sindaco di Locarno, il successo è anche è molto importante, un gioco di squadra. Non mi resta che augurare a tutti che il Ticino possa ospitare il Mondiale di Maxi Basketball del 25 e che sia un grande successo. Ai membri direttivi della FIBA auguro un ottimo soggiorno alla scoperta del nostro territorio. Grazie. Adesso abbiamo il presidente e vicepresidente di Swiss Basket, Giancarlo Sergi e Claudio Marcella. Giancarlo Sergi è anche membro d'onore della FIBA Svizzera. Il nostro onore, grazie. Allora, buongiorno a tutti, io sono Giancarlo Sergi, presidente di Swiss Basketball, essendo vodese, è sempre un piacere di venire qua e vedere un po' la gente della nostra comunità. Comunque oggi parlerò in inglese per i nostri amici qui della FIBA. On behalf of Swiss Basketball, very proud and happy to be here today in your grad, Vincent. I think everything was said today. We as Swiss Basketball, we support this event, we support this team. We are all part of the same team, as you know. I played myself in this team. I got injured in 2017, I think it was. So one thing that we don't need to forget is the medical services.
especially here in Ticino, especially for our team. So we are a great team all together. So even though we cannot, you know, commit financially, we will definitely help you logistically. We know how to organize events in our country. We grew a lot over the last few years as well. Are the people of our federation also a part of this federation as well? FIBA Switzerland have been recognized by our federation, so you got our support more than probably what you think. There is one story I would like to tell you. You said before, Vincent, at the launch, that FIBA is friendship, and I agree with you. But FIBA is more than friendship, it's also love. One of our players, Stefan Pulli, he played in 2019, I think, in Finland, and he met a lady that was a player from Chile, I think he was. And now they got married and they moved even to Chile. And they will probably have a great family with a lot of children. So this is thanks to this is thanks to FIBA. So honestly, we are behind this team, and we can be I'm sure that we will organize the best team ever. You mentioned before that it will be very difficult to beat the record of 2017. Trust me, in Switzerland we can beat any records. And we are just not a funny team who win some crazy prizes. We can also organize them as you've never seen in the past. So thank you very much. I'd like to leave the floor to my vice president, Claudio Franchella. And if you need anything from the Federation, we are here for you. Thank you. Signori Presidenti del Governo e del Parlamento, autorità tutte, gentile signora, signore, egregi signori, in qualità di vicepresidente del ticinese della Federazione Svizzera di Basket, ma pure quale parlamentare del Canton Ticino, posso dire di essere veramente soddisfatto ed entusiasta per l'organizzazione sul nostro territorio di questo mondiale Maxi Basket FIBA del 2025. Per il mondo del basket svizzero, ma soprattutto per quello ticinese, questa è un'occasione da non perdere. La pallacanestro nel nostro cantone ha infatti, come ha detto il presidente della FIBA, delle radici molto profonde. Come non pensare al boom degli anni 70-80 del basket ticinese, anche se in questi ultimi periodi, anche a causa dell'avvento di nuovi sport, ha perso un po' di slancio. Eventi sportivi di caratura internazionale, ma pure popolari come questo, ricordo con piacere anche ad esempio la partita internazionale Svizzera-Italia per le qualificazioni europee, che ebbi la fortuna di poter organizzare al Pallabasket di Bellinzona qualche anno fa, alla presenza di 3.500 persone, possono però portare un grande beneficio, un grande impulso, ridare vitalità a questo sport, a questa pratica sportiva, anche alle nostre latitudini, sia a livello di immagine e di entusiasmo, ma come detto da altri relatori, pure a livello turistico ed economico, ci possono essere degli indotti positivi per il nostro cantone. Infatti, per questo campionato del mondo senior saranno numerose le famiglie, le diverse generazioni di sportivi, gli ospiti, la stampa, si parla di 5-10.000 persone che potrebbero intervenire dall'estero e che saranno coinvolte sui numerosi campi e che potranno conoscere e godere da vicino il nostro magnifico territorio, la nostra cultura, con tutte le conseguenze positive del caso. Da parte di Swiss Basket, della nostra federazione, che conta molto sulla propaganda della pallacanestro in tutte le regioni della Svizzera, compreso il Ticino, e da parte mia, quindi io ribadisco il pieno appoggio e pieno sostegno a questa bella e particolare manifestazione internazionale. Quindi, viva il basket in Ticino, in questo caso, grazie alla FIBA per questa idea
e soprattutto per l'organizzazione, che non sarà così evidente, ma il Ticino è pronto a tutto questo, e quindi a presto. Grazie a tutti. Vicepresidente di Ticino Basket, Marco Roviano. Autorità cantonali, regionali, comunali e sportive, stimati delegati FIMBA, Europa e Svizzera, evidentemente la voce di Ticino Basket è a sostegno di questa candidatura e di questo grande progetto. L'ha detto bene prima il vicepresidente di USIS Basket, il Ticino è terra di tradizione comunque per il basket. Ci sono state e ci sono gloriose società, è un movimento importante, parliamo di circa 2.000 tesserati rispetto ai poco più di 20.000 di Swiss Basket, quindi facendo il rapporto della popolazione ticinese rispetto a quella svizzera è un ottimo numero, siamo una realtà importante e eventi di questo genere non possono che fare del bene, perché rilanciano, danno energia a un movimento che è un po' fuori dai grandi giri economici, è inutile negarlo, sia da quelli mediatici, anche qui non gode dello stesso mainstream di basket, hockey, di hockey e calcio, ed è per quello che eventi di questo tipo sono fondamentali per i nostri giovani, perché gran parte dei tesserati sono ragazze e ragazzi che si mettono in gioco in questo magnifico sport. Pertanto non si può che fare il possibile per far sì che si goda di questa enorme opportunità in Ticino. Arriveranno giocatori, ma assieme a loro arriveranno famiglie, arriveranno anche giovani che magari si confrontano con i loro coetanei, perché sicuramente è un coinvolgimento di associazioni sportive ai minimi regionali, quindi a livello di distretti, a livello di comuni, sarà un parlare di basket, e questo non può che far bene a tutto il movimento sportivo ticinese, oltre che al basket stesso, e poi sicuramente anche all'economia, al turismo, a tutto quanto ne consegue. Quindi Ticino Basket offrirà e offre già a partire da oggi e dal passato tutto il suo sostegno, la sua disponibilità in termini di know-how e conoscenza del territorio cestistico, e pertanto non posso che concludere che sarebbe un grande onore poter ospitare questa manifestazione, che siamo sicuri darebbe un grande slancio al nostro movimento. Vi ringrazio. Richiamo ancora Vincent, che va a fare una breve conclusione di questi primi interventi. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon again. I will be very short. The FIBA International Board will take a decision which will be the host city for the organization of the 17th World Maxi Basketball Championship, latest on June 2022. Good luck, Cantons Ticino, good luck, FIBA Switzerland. Thank you. Piccolo intervento conclusivo, volevo ringraziare tutti voi. Questa era la parte finale di una prima fase cominciata più di un anno fa con la preparazione della candidatura che abbiamo difeso davanti alla FIMBA in settembre 2021 e che ha portato a questo step successivo di questi due giorni, che comunque hanno generato un grande lavoro organizzativo anche questi due giorni, quindi
Volevo comunque fare un ringraziamento speciale a Sasha Lembo, membro della FIMBA Svizzera, perché ha fatto un grandissimo lavoro di coordinazione tra tutte le persone e a livello organizzativo. Un grande grazie a tutti quanti e grazie a Sasha. E volevo invitare tutti quanti a un aperitivo, non so esattamente dove è situato Sasha. All'entrata, quindi avremo ancora tempo di parlare più nel dettaglio, se avete domande siamo a vostra disposizione, discutere direttamente con i delegati FIMBA o con gli altri membri FIMBA che sono comunque qui presenti in sala. Grazie mille.